Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io sono Dama Colleziona e benvenuti sul mio canale. Ben ritrovati ragazzi, oggi andremo a fare l'unboxing di questa edizione media book tedesca del film Children of Men, i figli dell'uomini. Si tratta di un lungometraggio del 2006 diretto dal regista messicano Alfonso Cuaron ed è una pellicola di fantascienza dispotica tratta dall'omonimo romanzo della scrittrice britannica P.D. James. Questo qui è un film davvero fantastico, stupendo. Ve lo consiglio, molto molto bello, particolare. C'è un bellissimo piano sequenza, formidabile. E secondo me è un film da aggiungere a tutti i costi nella propria collezione un video. Questa qui è un'edizione media book tedesca, con audio italiano sul disco Blu-ray. È uscita con due varianti, esiste quest'artwork qui e un altro artwork, ma tra i due io ho preferito nettamente questo perché... Cioè il bambino, questo feto qui, e chiunque di voi abbia visto la pellicola sa benissimo che i bambini hanno un ruolo importante all'interno della storia perché praticamente questo film di fantascienza dispotico parla di una popolazione mondiale ormai ridotta al collasso in cui non nascono più bambini. Comunque, soffermiamoci sull'edizione. Come vi ho detto, un'edizione media book tedesca. Con audio italiano sul disco Blu-ray, ma l'edizione oltre al disco Blu-ray contiene anche un disco DVD, DVD che tuttavia non ha audio italiano, audio italiano è solamente presente sul disco Blu-ray. È un'edizione media book limitata, sono state realizzate solamente 1.001 copia. Qui sulla costina troviamo la scritta Children of Men, il titolo originale del film, il classico Feito. Logo Blu-ray, logo DVD e logo Universal Pictures. Adesso lo andiamo ad aprire. Vi faccio vedere un attimo in modo ravvicinato questo bellissimo artwork. Questo qui è un flyer cartonato. Adesso lo sfilo. Guardate. Bellissima edizione, bellissimo artwork con un effetto liscio. Qui ovviamente sul nero è ruvido ma qui l'immagine è liscia totalmente liscia. Dall'altro lato troviamo questo bellissimo artwork, fantastico. In questo caso ci sono dei riferimenti sull'albero genealogico quindi sulla discendenza, sulla vita. Questo come vi ho detto invece il flyerino attaccato dietro all'edizione, cartonato di una bella grammatura, non c'è né colla né adesivi per cui si sfila via in modo semplice senza rovinare l'edizione quindi essendo un'edizione media bocca una rilegatura così si evince che c'è un libro e c'è una parte plasticosa dove contiene i supporti fisici i dischi quindi così e così Qui troviamo subito il disco Blu-ray e qui troviamo questo bellissimo artwork con il protagonista assoluto Clive Owen nei panni di Tio. L'artwork è così composto. E dall'altro lato... Troviamo il disco DVD. E l'artwork è questo qua. E poi qui pinzato c'è il booklet. Il booklet è bello corposo, eh. Sono in totale 23 pagine. Adesso lo sfogliamo molto rapidamente perché. Queste edizioni qui in media book tedesche sono fantastiche, ma hanno secondo me, per me almeno, il lato negativo che il testo è scritto totalmente in tedesco. Avrei preferito, come vi dico sempre, la duplice lingua originale tedesca e in inglese, perché si tratta di un film inglese britannico, di un film in lingua inglese. Quindi avrei preferito dei testi con la doppia lingua. Ovviamente ci sono anche delle immagini. Questo è il regista Alfonso Quaron, autore che a me piace tantissimo. Ho visto tutti i suoi film. Questo è Clive Owen, Michael Kane. E basta. Non male come booklet, più o meno c'è di tutto e di più. Il piano di lavorazione, alcuni aspetti sul film, alcune parti sul regista, alcune parti sugli attori, dal romanzo al film. Quindi diciamo che c'è di tutto e di più. Non male come edizione. Adesso vi riprendo il flyer e vi faccio vedere i contenuti speciali presenti in questa edizione. I contenuti speciali sono tutti presenti sul disco Blu-ray e sono praticamente gli stessi di quelli che potete trovare sull'edizione Blu-ray italica. Infatti, il disco Blu-ray è uguale, quindi non c'è nulla di nuovo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa edizione media book tedesca del film Children of Men. A me il film è piaciuto tantissimo, a voi invece? È piaciuto, non è piaciuto? Lo possedete in un video, possedete la steelbook italiana, possedete il blu-ray normale o avete comprato una delle due media book tedesche? Perché vi ricordo che in Germania è uscito il film Children of Men in una duplice edizione media book. Entrambe fantastiche, ma io ho preferito questa qui con il feto del bambino. Mi raccomando, se il video è stato di vostro accadimento lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle future uscite. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video. A presto!